Dagli studi di Radio Gela Express, Franco Gallo conduce Lo dico alla radio. Lo dico alla radio, in onda su tutta la piattaforma mediatica di Radio Gela Express, in FM e sull'app. In video sul sito web e sulle pagine social Radio Gela Express. Lo dico alla radio, visibile in tutta la Sicilia, su Tele Pegaso, canale 812 del digitale terrestre. Lo dico alla radio, in diretta il lunedì e il mercoledì alle 18.30, in replica il martedì e il giovedì mattina alle 7.30. Lo dico alla radio, approfondimento socio-politico-culturale sui fatti più importanti del nostro territorio, raccontati da opinionisti e amministratori a confronto. Lo dico alla radio, 13ª edizione. GB Food and Drink. Io ho scelto GB. GB è bar, sala da tè e aperitivi importanti ad ogni ora del giorno. Io mi servo solo da GB. GB è pasticceria a 360 gradi, dal dolce tradizionale a quello siciliano. GB, buono come da noi. GB, strada statale 115 Gela Licata, sul web e su tutti i social. Puccio Impianti. www.puccioimpianti.com. Oggi il digitale è a pieno servizio dell'ortodonzia. Attraverso l'acquisizione di una scansione intraorale è possibile pianificare digitalmente l'ortodonzia classica vestibolare, ma anche la linguale e quella con gli allineatori, per una previsione e predicibilità di trattamento assoluta. Ambulatori odontoiatrici Pepe, a Gela in via Ivrea 4, sul web e su tutti i social. Polo Universitario Telematico Eschilo, la sintesi delle due università telematiche più prestigiose d'Italia, Pegaso e Mercatorum, con sede di esami a Gela. Inoltre tutti i vantaggi della formazione e delle certificazioni informatiche e linguistiche con materiale ed esami 100% online. Pegaso e Mercatorum, da oggi studi e sostieni gli esami universitari online. Per iscrizioni e informazioni, Corso Vittorio Emanuele 197, Palazzo Regina Margherita, Gela. Per tutti i dettagli visita il nostro sito e la nostra pagina Facebook. PLM Engineering Group SRL è presente in tutto il mondo e operativamente attiva in raffinerie, impianti petrolchimici, trattamento fumi, opifici industriali, impianti di cogenerazione, aeroporti. PLM Engineering Group SRL, manutenzioni impianti industriali, costruzioni skids, prefabbricazioni e montaggi. PLM Engineering Group SRL, la risorsa umana e il nostro background. Presenti sui social, LinkedIn, Facebook e Twitter. Sarto Assicurazioni, il punto di riferimento di due grandi compagnie assicurative, Allianz Assicurazioni e Aviva Assicurazioni. L'agenzia Sarto Assicurazioni si distingue per la capacità di offrire soluzioni personalizzate e su misura, dalla RC Auto alla responsabilità civile per professionisti. Sarto Assicurazioni, un'agenzia affermata e distinta nel settore assicurativo, finanziario e della sicurezza. Si trova a Gela in via Generale Cascino 68 e a Licata in corso Roma 20. Su Facebook Sarto Assicurazioni. La RSA Caposoprano è una struttura di ricovero che garantisce un'assistenza sanitaria integrata di alto livello tutelare e alberghiera. La missione della RSA Caposoprano è la centralità del paziente, la cura e la professionalità dei sanitari. La RSA Caposoprano è una struttura accreditata e convenzionata con il sistema sanitario regionale, destinata ad accogliere chi ha superato un episodio acuto, ha la necessità di riabilitazione psicofisica, assicurando una continuità assistenziale. RSA Caposoprano, via Palazzi 217, Gela. We'll be right back.
18:49 minuti e 20 secondi, eccoci con qualche minutino di ritardo che recupereremo immediatamente. Buonasera, bentrovati, appuntamento di metà settimana di Lo Dico alla Radio, bentrovati da Franco Gallo, una buona serata anche dal nostro regista Enzo Cusumano e velocemente, come siamo oramai abituati a fare, un ringraziamento a quelli che si collegano ancora prima che iniziamo, ancora prima che parte la sigla. Già quando va in onda praticamente la diretta streaming ci sono tante persone che ci riempiono d'affetto e li voglio ringraziare tutti, partendo da Orazio Mili, Vincenzo Pisano, Giacomo Cascino, Massimo Vella, Salvatore Salsetta, Salvatore Siciliano, tutta gente che ha già postato un messaggio di saluto, Gianfranco Alessi, Angelo Carfì e ancora Fabio Cipolla, ciao a tutti, davvero siete tantissimi e come sempre, insomma, tanti anche che stanno cominciando a mettere i loro like, i loro cuori, i loro mi piace e quant'altro. Siete, ripeto, come sempre numerosissimi e come sempre affettuosissimi. Allora, cominciamo subito perché, ripeto, dobbiamo recuperare intanto i 5-6 minuti di ritardo dal programma del nostro palinsesto e vado a salutare i miei primi due ospiti di puntata. Come sapete, oramai questa trasmissione la dividiamo in due parti, sia per argomenti che per ospiti. Cominciamo ad salutare e a ringraziare per essere con noi il dottor Vincenzo Pepe, coordinatore cittadino di Forza Italia. Buonasera, bentrovato dottore Pepe. Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori. Grazie per aver accettato il nostro invito. Torna a trovarci il, ormai lasciatemelo definire così, anche se ufficialmente lo diventerà semplicemente fra 10-11 giorni, cioè il 14 marzo, il segretario cittadino del Partito Democratico, Guido Siracusa. Buonasera Guido, bentrovato. Grazie, buonasera a voi. E Guido, devi sistemare però il telefono, o sei con il viva voce o sei con gli auricolari, c'è qualcosa adesso che... Mi sentite bene? Adesso ti sentiamo molto meglio e va bene così. Perfetto. Eccoci. E allora, buonasera ai nostri due ospiti. Cominciamo, come avete capito, con la politica, perché ci sono sommovimenti, più che movimenti, che lascerebbero presupporre molto nettamente che si sta preparando una piccola rivoluzione in giunta, nella giunta guidata dal sindaco Lucio Greco, cosa che sembrerebbe, ripeto, molto vicina alla realizzazione, anche se ieri il sindaco, in una dichiarazione pubblica e ufficiale, ha detto una frase molto sibillina, che squadra che vince non si cambia. Si riferiva chiaramente a dei progetti che la regione avrebbe finanziato al comune di Gela attraverso l'agenda urbana. Io dico avrebbe, perché a Gela, quando si parla di finanziamenti, soprattutto di ambito regionale, toccare ferro non basta, considerati i trascorsi, considerate le esperienze, tutte purtroppo peraltro molto ma molto negative, per cui pare che la regione stia per finanziare dei progetti inseriti all'interno di agenda urbana. Alleluia, alleluia, urrà, urrà, felici, felici, ci mancherebbe altro, non fosse altro che in questa città, anche se si crea un solo posto di lavoro, è già un successo rispetto alla crisi drammatica che attraversa l'intera comunità gelese. E nell'ambito di questa notizia il sindaco ha detto appunto squadra che vince non si cambia. Nel calcio sia Vincenzo Pepe che Guido Siracusa come me insomma masticano molto di calcio e sanno che il linguaggio è molto chiaro, cioè una squadra che vince non cambia la formazione, per cui quella è e quella resta. Da un lato le notizie che trapelano sembrano dirci che dovrebbe essere pronta una rimodulazione della giunta, dall'altro il sindaco dice squadra che vince non si tocca, delle due l'una. Oggi peraltro abbiamo ascoltato un'intervista del coordinatore provinciale di Italia Viva, che sostiene insomma che Italia Viva sarebbe persino pronta, l'avvocato Peppe Ventura, ad entrare in giunta eventualmente. Nel servizio si faceva persino intuire, neanche tanto velatamente, che è stato il sindaco in maniera esplicita a chiedere ad Italia Viva di entrare in giunta. Siccome sappiamo tutti che in giunta in questo momento c'è un solo posto libero, quello lasciato proprio dal Partito Democratico la scorsa estate con l'allora ex assessore Grazia Robilatte, che lasciò l'assessorato all'igiene e quant'altro, uno immagina che se c'è un posto libero e che il sindaco, se è vero che il sindaco chiede a Italia Viva
di occuparlo, quello è. Però vogliamo capire anche dai nostri due ospiti, insomma, la posizione e di Forza Italia e di Guido Siracusa, che rappresenta il PD, di questi due partiti che sono stati tra l'altro pilastro del progetto arcobaleno che ha portato Lucio Greco a diventare sindaco di Gela. Cosa c'è che bolle in pentola? Peraltro proprio il dottore Pepe, se non ricordo male, ieri, mi corregga se sbaglio, dottore Pepe, ha rilasciato interviste a qualche organo di stampa locale dove faceva sapere, insomma, che state aspettando voi di Forza Italia che il sindaco lanci un fischio per fare qualche riunione di maggioranza e far capire quali sono le sue intenzioni. Voi sembrate, insomma, graniticamente aggrappati a questa maggioranza, a questa coalizione, ma qualche, diciamo, risposta l'aspettate dal primo cittadino, mi sbaglio? Allora, l'ultima riunione di maggioranza che abbiamo fatto circa un mese fa con il sindaco, eravamo rimasti che ci dovevamo rivedere per discutere e fare il punto della situazione. Io addirittura avevo proposto di calendarizzare delle riunioni mensili, e mi pare che la cosa al sindaco sarebbe andata bene. Ora sto aspettando che ci invitano a questa riunione di maggioranza per discutere un po', insomma, del futuro del programma politico, del futuro della città, degli investimenti che la regione sta iniziando a erogare per Gela, perché qualche finanziamento so che da voci di corridoio so che arriva a Gela, anche perché notizie giornalistiche che ha dato Terenziano Di Stefano, mi pare che la cosa si stia mettendo un po' meglio rispetto a prima. Ora, allo stato attuale è tutto fermo a un mese fa. Ancora stiamo aspettando che il sindaco ci convochi e non abbiamo altre notizie. Tutte le notizie che sto ascoltando da te, caro Franco, sono notizie che non sono ufficiali. Il fatto che vogliano far entrare Italia Viva o il sindaco vuole far entrare Italia Viva dall'interno della maggioranza a me non risulta. E poi quando avremo... Ma uno basta guardare i telegiornali locali, oggi per esempio c'era questa notizia di Italia Viva, ieri c'era la notizia del sindaco che dice squadra che vince non si cambia, non è che sono notizie che dà Franco Gallo, sono notizie che, come dire, fanno parte della quotidiana informazione locale e politica, chiaramente in questo caso, perché è il sindaco che dice squadra che vince non si cambia ed è il coordinatore provinciale di Italia Viva che dichiara questo. È un pochino... Non è coerente il ragionamento. La squadra Viva che vince non si cambia, non c'entra Italia Viva. Italia Viva non è stata con noi nella battaglia elettorale che abbiamo fatto per quanto riguarda la sindacatura Lucio Greco. Se per questo non c'era nemmeno l'UDC squadra che ha vinto le elezioni, però adesso fa parte già da un bel po' di tempo di questa maggioranza, di questa coalizione, di questa giunta. È stata già metabolizzata, discussa e ridiscussa questa cosa ormai. No, voglio dire, dottore Pepe, non sarebbe una novità sconvolgente se dovesse entrare un altro componente che nella partita di questa campagna elettorale di due anni fa non faceva parte della squadra che ha vinto. È una cosa che non sarebbe sconvolgente, dico, perché c'è il precedente dell'UDC, in questo senso voglio dire. Sì, va bene, ma l'UDC c'era una logica di governo regionale e quant'altro. Qua non ce ne stanno logiche, perché, ripeto, non esisteva nemmeno Italia Viva quando abbiamo fatto la battaglia elettorale per Lucio Greco, per cui oggi allora l'UDC era all'opposizione, poi voglio dire, ci sono stati ragionamenti che hanno portato il sindaco a fare. Va bene, il dottore Pepe molto chiaramente dice: se è vero come è vero che squadra che vince non si cambia, Italia Viva, cosa ci azzecca con questo ragionamento? Non c'entra Italia Viva con la nostra compagine amministrativa. C'entrerebbe eventualmente con la squadra. Se poi il sindaco ha delle motivazioni, ci rispieghi, che noi naturalmente noi facciamo ragionamenti per cercare di governare bene e di amministrare nel meglio possibile questa città. Poi ripeto, si possono fare tanti ragionamenti. In politica mai dire mai. Si può cambiare anche idea, però ci devono essere delle motivazioni valide e politiche giuste per accettare determinati. Vabbè, secondo questo ragionamento del dottore Pepe, che ha una sua logica assolutamente valida, no?
Nella squadra che vince ci starebbe, non ci sta l'Italia Viva, ma ci starebbe a pieno titolo il Partito Democratico, perché il Partito Democratico era all'attacco di quella squadra che 2 anni fa fece vincere Lucio Greco e portò appunto l'attuale sindaco a indossare la fascia tricolore. Sì, sì, ma io sono convinto di più. Il Partito Democratico hanno lasciato loro l'amministrazione, sono voluti andare in opposizione, l'hanno dichiarato pubblicamente, non è che siamo stati noi a non volervi, oppure sono stati loro. Ora, se ci sono altre situazioni che li riportano a fare un passo indietro e avervi fatti pentire di quello che hanno fatto, questi sono altri ragionamenti. Sentiamoli che dice, abbandonare il campo. Che ne pensa, dottore Pepe, se questa cosa ce la facciamo dire dal neo segretario Gettino del PD, Guido Siracusa? Può delucidare alcune. E ci mancherebbe, se non lo fa lui, che ce lo deve fare questo chiarimento. Guido, e allora? No, mi ha ascoltato. Ti sentivo che ascoltavi, non vedo l'ora. Sentivo il tuo ascolto, sentivo forte il tuo ascolto. Dai, adesso delucidaci. Ho ascoltato con molta attenzione. Iniziamo. Sì. Prima cosa, hai iniziato con i soldi, i finanziamenti che arrivano a Gela e che sono arrivati a Gela. La novità è questa. E che arriverebbero, che stanno per arrivare, non lo so. Io prima. Oramai, Guido, perdonami, non ti voglio interrompere, però io su questa storia dei finanziamenti oramai sono talmente scottato, come credo la gran parte dei gelesi, tranne qualche politico che ci vuole fare credere che la luna è nel pozzo, mentre in realtà nel pozzo c'è semplicemente l'immagine della luna. Direi prudenza quando si fanno determinate dichiarazioni, anche perché Gela non è abitata da cittadini che hanno memoria corta, anche ci sono quelli come me che hanno memoria lunga. Azienda Urbana è una linea di finanziamento attivata nel 2017 dalla Giunta Messinese, l'ho sfiduciata, quindi dovrei essere l'ultimo a dirlo, no? Sì. È stata attivata nel 2017, parliamo complessivamente di 10 milioni di euro, se è motivo di vanto riuscire ad avere 3 milioni e mezzo, siamo messi proprio male. D'altronde stiamo parlando di cose vecchie che erano state preparate dagli altri, però va dato atto a Serenziano che su questo fronte, su questo piccolissimo fronte, quasi residuale della torta e del lascito che Gela ha avuto negli ultimi 5-6 anni, voglio dire. Però io finora, diciamo, l'onestà intellettuale che ci stai mettendo tu su questa vicenda di Agenda Urbana non l'ho vista mettere a nessuno, perché praticamente probabilmente chi è stato consigliere comunale nel 2017 ha memoria corta. Io ho il vizio e il difetto di avere memoria lunga e possiamo confrontarci carta alla mano, ma non è questa la questione, anche se poi lo vado bene, no? Se pensiamo che ce ne stiamo assolutamente pregando che il più grande investimento degli ultimi 30 anni, che erano quelli statuiti dal protocollo d'intesa, 1.800.000.000 di euro, ancora non si sa che fine hanno fatto, però parliamo di 3 milioni e mezzo di euro. Scusa la vicenda, questo per onore del tempo. Io voglio approfittare della presenza di Enzo Pepe per avere una riflessione. Ma quando è nata l'alleanza che ha portato alla vittoria il sindaco Greco, nasceva su due pilastri, che era il PD e Forza Italia, diciamo. Evidentemente qualcosa è sfuggito nel corso del tempo. È sfuggita a tal punto che mentre il PD, sbagliando, indovinando, questi saranno gli elettori a deciderlo. Fortunatamente in Italia abbiamo vinto il sistema democratico, quando un partito continua una scelta alla fine deve dare sempre conto, no? Però era nata con l'idea di quest'asse politico. Tra l'altro parliamo di due partiti entrambi rappresentati alle ultime elezioni regionali, che nella dove si prospetta, secondo me, nella logica della politica, sarà difficile che accada il contrario, può anche accadere, però secondo me è difficile che accada il contrario. Cioè, alla fine le elezioni regionali il prossimo anno e mezzo difficilmente cambieranno lo stato delle cose, no? Quindi avremmo una rappresentanza di Forza Italia, una rappresentanza del PD. Quindi io devo dire con molta sincerità, alcune volte non capisco
la posizione di Forza Italia quando si parla del PD, perché dovrebbe avere Forza Italia tutta la convenienza ad avere vicino un partito strutturato e insieme a questo partito strutturato cercare di mettere in piedi un programma per questa città, ove non l'avessimo fatto prima. Quindi, ma, guarda, devo dire, io alcune volte ascolto con veramente con stupore politico anche le velate frecciatine e accuse. Secondo me il problema è diverso di questa città, è la frammentazione, eccessiva frammentazione. L'amministrazione greca è frutto di questa eccessiva frammentazione. Quindi semmai dovremmo ragionare in termini proprio diversi, no? Cercare di rafforzare quell'asse che è l'unico oggi che può dare una prospettiva politica a questa città. Perché non mi voglia del male, Enzo, ma alla loro destra c'è una coalizione che è agguerrita, con l'entrata di Federico è bellissima, a tirarvi, con Forza Italia. Guido, ti sta dicendo Vincenzo, Guido, mi ascoltate? Sì, noi ti ascoltiamo, però forse non ci ascolti tu, perché c'è Vincenzo Pepe che da qualche istante ti continua a dire sì, però per come l'ha ponito la questione è come se Forza Italia vi avesse buttato fuori dalla giunta, quando voi... Ma non è questa la questione oggi, perché il PD è uscito fuori dalla giunta. Oggi secondo me la questione che dovrebbe porsi Forza Italia è come cercare, e noi ce la poniamo, cercare di fare ripartire quell'asse politico. Guido, dammi una spiegazione, visto che sarai il segretario. No, io non ti devo dare, dammi una spiegazione logica, per quale motivo siete usciti fuori. Enzo, una motivazione logica. Io dico, vabbè, forse avevi ragione. Enzo, in politica, e se tu ti rifletti un attimino, mi darai ragione, non si danno spiegazioni del perché. Il perché noi l'abbiamo detto in maniera chiara. Noi stiamo parlando del futuro, non del passato. Spiegazione. Le scelte politiche sono dettate da motivazioni. Ma chi sta dicendo? Non si danno spiegazioni politiche per le scelte che fai? Ripeto, non è una trasmissione televisiva che dovremmo parlare di spiegazioni politiche, perché il nostro obiettivo non è stato mai attaccare Forza Italia, ma figuriamoci. Tu hai i tuoi elettori ora, giusto, una volta che sei uscito dall'amministrazione, ora rientri, con quale motivazione rientri? Prima non era buono. Intanto stiamo parlando, qual è la motivazione, non banalizza. Enzo, scusami, c'è un ritorno di cuffia che è terribile, io non sento niente. Ma perché c'hai la cuffia? Tu devi stare al telefono, mica devi stare con la cuffia. No, un ritorno del telefono proprio. Non sento neanche Enzo, tra l'altro anche Enzo. Ma infatti, secondo me, tu hai in questo momento il cellulare, ho messo con gli auricolari, o comunque, c'hai la voce o qualcosa? Guido, una proposta di un numero cittadino di Genova, al di là del fatto che sono un coordinatore di un partito che è all'amministrazione. Ma voi prima, giusto, visto che avete tanta buona volontà di fare bene per la città, di amministrare insieme a noi, avete fatto opposizione in Consiglio Comunale, cioè non avete votato il bilancio, scusami Guido, non avete votato il bilancio. Enzo, lo voglio completare, ero io consigliere comunale, io non ho mai visto un bilancio approvato in un'ora. Scusami, evidentemente stiamo parlando di Guido, l'atto più importante di un comune, di un'amministrazione. Enzo, scusami, a me fa piacere, Enzo, mi fa piacere. Non vi sovrapponete, fate finire chi parla e poi rispondete. Ma voi non l'avete votato, capisci? È una cosa che... No, ma io vorrei finire però, perché no, perché se no... all'opposizione, e ora mi dici... come se quasi noi non volessimo che voi entrasse in... No, Enzo, vorrei finire. Enzo, permettimi, mi devi fare finire però. Io parlavo di politica, non parlavo se parlavo di votare un bilancio, non parlavo se noi siamo usciti. Votare il bilancio personalmente non mi ispiro e non me ne frega niente, anche perché noi non abbiamo chiesto di entrare a nessuno. Quindi, come al solito, stiamo fondando una discussione sul nulla. La questione non è... Aspetta, allora, facciamo una cosa, Vincenzo Pepe, facciamo finire Guido, visto che dice che non ha completato il suo ragionamento. Facciamolo completare e poi ti ritorno subito la parola. Prego, Guido. Io vorrei completare il discorso, però. Prego. Allora, la questione è... Io riparto un'altra volta da dove sono stato interrotto.
Quindi è venuto a mancare quell'asse politico. Venendo a mancare quell'asse politico e non volendo percepire il fatto che la vera questione è la frammentazione, perché Enzo bypassa un passaggio. Forza Italia ha necessità e gli va bene affrontare un quadro così frammentato, rappresentato da quattro liste civiche, da due partiti. A noi no, con molta sincerità. Quindi, detto questo, noi ad oggi non mi risulta che qualcuno del PD abbia chiesto di rientrare in giunta. A me non risulta. Né tantomeno risulta che il sindaco con cui mi sono sentito la settimana scorsa mi ha fatto gli auguri, perché sono diventato il segretario del PD e io l'ho invitato in qualità di carica istituzionale al congresso del PD, non mi pare che né io né il sindaco abbiamo parlato di giunta, no? Quindi svendiamo tutte queste volte. Io facevo una riflessione e ho detto probabilmente allora è venuto a mancare quel passaggio. Forza Italia secondo me si dovrebbe preoccupare più di pensare al perché il PD è uscito, di cercare di trovare delle soluzioni alle frammentazioni che si frappone. E quando dice sì, l'UDC appartiene, allora noi abbiamo fatto passare l'UDC che entrava in giunta, abbiamo fatto passare che sono entrati in giunta assessori a titolo personale perché rappresentati da consiglieri comunali, abbiamo fatto passare il fatto che ogni consigliere comunale voleva una casella. Enzo, scusami, ma tu sei il commissario di un partito o sei il rappresentante dei consiglieri comunali, quindi ti poni alla stessa stregua di chi oggi non ha alcuna responsabilità politica in questa città? Cioè, è questa la domanda, non è il fatto perché è uscito il PD. Non so se mi avete ascoltato. Sì, assolutamente, sì, certo. Io ti ho ascoltato, Guido, però... Quindi io la metterei così la discussione. Manga, se mi sta bene la frammentazione, buon viaggio, voglio dire, va, figuriamoci. Guido, la frammentazione non la vuole nessuno, anzi, noi professiamo a tutti, alla maggioranza, di cercare di stare uniti. Chi si è tirato fuori siete stati voi. Ora, se volete rientrare, per carità di Dio, fate ma noi domanda per rientrare non abbiamo fatto a nessuno. Perché il tuo problema è rientrare questa città, fate proposte e fate emendamenti, il bilancio invece di bocciarlo lo emendavate e vedete che c'erano, diciamo, emendamenti a favore della città, passavano pure i posti. Allora io ripeto, all'opposizione resta di tutto punto, avete bocciato il bilancio. Quello è l'atto politico più importante che si possa fare in un comune, cioè in una ma non mi pare che un bilancio approvato in un'ora sia così importante, voglio dire, che si possa, io non ho mai visto il bilancio approvato in un'ora. Però la novità è quella, se mi dice che è importantissimo. Io credimi, faccio fatica a capire cosa vuoi dire. Mi devi credere, faccio fatica. La frammentazione, cosa vuoi dire? Cioè, noi siamo frammentazione, vorrei capire un'altra cosa, Vincenzo Pepe, perdonami, che ha già ripetuto due volte Guido Siracusa. Cioè a dire come si fa ad approvare il bilancio annuale di un comune di 75.000 abitanti in un'ora. Che significa, Guido, approvarlo in un'ora? Senti, posso dirti una perché cosa? Non hanno, guarda, noi nel 2000... No, fammelo spiegare da lui, Vincenzo, perché l'ha ripetuto due volte sta non cosa. Non ho mai visto un bilancio approvato in un'ora, né presentare un emendamento da parte dell'opposizione, né presentare un emendamento da parte della maggioranza. Quindi le cose sono due. O era un bilancio concordato, o era un bilancio che era vuoto. Io propendo al fatto che era vuoto, perché Enzo mi dovrebbe dire un piano importante, nel piano generale delle opere pubbliche, quanti soldi ci sono, visto che parliamo di bilancio? Allora, domanda, io, Enzo, quanti, Forza Italia, allora, ha contezza di quanti soldi ci sono nel piano triennale del comune Gela? E poi parliamo di importanza dell'acqua, allora, permetti, Guido, è inutile che poi hai necessità che io faccia polemica con te. Io non ne voglio fare polemica con te, non so che se mi sono spiegato. Perché io non sono un consigliere comunale, il bilancio non l'ho mai letto. No, ma neanche io lo sono, però lo sai. Io non lo so cosa hanno approvato, però io... politicamente ti posso dire soltanto che se voi volete il bene della città dovete prepararvi emendamenti, ognuno di noi ha Pepe perdonami, fare, Vincenzo, ti chiedo scusa davvero se ti interrompo, però questo aspetto che sta dicendo Guido Siracusa a me inquieta e non poco. Cioè, aspettate un attimo ragazzi, stiamo parlando del bilancio del comune di Gela
che deve andare a preparare l'attività amministrativa, contabile, finanziaria di un comune di 75.000 abitanti. E io stasera, da un politico navigato, scafato, esperto come Guido Siragusa, mi sento dire: non avevo mai visto in vita mia approvare un bilancio del genere in un'ora. La domanda a Guido Siragusa che voglio fare è: ma Guido, ma ti risulta che i consiglieri comunali, i 24 consiglieri comunali, non abbiano avuto per tempo in mano questo bilancio per poterselo studiare, per allora, poterlo valutare, Prado, per poter capire se c'erano da fare, come dice Vincenzo Pepe, Prado, emendamenti o meno? A me rattrista profondamente il fatto che, cioè, io voglio capirla sta cosa, perché davvero mi inquieta, perché no, Franco, non venga discusso approfonditamente, perché quando il consiglio comunale discute un bilancio è la città che lo ascolta il bilancio, no? Il bilancio, quindi la città, se avesse una discussione, sa cos'è il bilancio dell'ente. No, ma Vincenzo, capisci quello che sta dicendo Guido? Ce lo hanno approvato in un'ora, significa che era a pacchetto chiuso, arriva lì, in un'ora lo approvano. Cioè, è come per dire, se arriva un bilancio con Y, arriva un bilancio con Y, non arriva un bilancio con X e Y, si approva comunque così? No, cioè, fatemi capire, Franco, veramente, se no io rimango un po' sbalordito. Un attimino, io non so esattamente i fatti come sono stati, perché io non... Ma Guido l'ha ribadito tre volte questa storia di un'ora. Io ricordo che è stata fatta una riunione di maggioranza, l'atto del bilancio è stato portato in questa riunione di maggioranza e i consiglieri erano tutti d'accordo a non emendare i consiglieri di maggioranza, perché l'avevano discusso prima con l'amministrazione. Ora il PD in quel dato momento avrebbe avuto una grande opportunità, che era quella di essere propositivo per la città facendo degli emendamenti e facendo Enzo, sei ossessionato dal PD, il tuo problema è il PD. Io? Continua a parlare del PD e si sfuggono le cose importanti. Ma che pare che voi siete ossessionati, o contrario è, no, io non sono... Ma non è Enzo, ma io mi sforzo di fare un ragionamento e tu ancora mi continui a parlare del perché non abbiamo votato il bilancio. Ma tu a parlare del perché, se mi avessi ascoltato, io ti ho lanciato, ho fatto un'apertura a Forza Italia, evidentemente non mi hai ascoltato. Tu devi parlare di politica, l'atto politico del bilancio può avere diverse vie di uscita, e una di queste è emendare il bilancio. Io porto avanti gli emendamenti vengono votati, e se il mio emendamento viene votato io ho dato un contributo alla città per risolvere qualcosa. Temporalmente il bilancio quando è stato approvato, te lo ricordi? Ma no, io non mi ricordo bene, però stiamo parlando di... E te lo dico io, Enzo, ascolta, Enzo. Io non ricordo bene. È stato approvato il bilancio di previsione dell'anno 2021 a novembre del 2000, dell'anno 2021, è stato approvato a novembre dell'anno 2020, previsione 2020 a novembre 2020. Quindi di che cosa stiamo parlando? Ti rendi conto, no? Cioè di un consuntivo più che di un preventivo. No, un preventivo, no, scusami. Dopodiché, se chi non lo vota probabilmente non presenta emendamenti, ci dovreste dire grazie, perché non ha voluto fare gli emendamenti ai consiglieri, a costo di criticarlo il PD. Io questo ti voglio dire, scusami, dovreste ringraziare il PD che non ha presentato emendamenti mirati, e ti posso garantire che il sottoscritto qualche consiglio l'avrebbe potuto dare, dove mettere l'amministrazione in difficoltà. Non abbiamo voluto fare, diteci grazie, a posto di parlare sempre perché non abbiamo votato il bilancio. Va. Guido, ti sta dicendo Vincenzo Pepe che voi non avete portato nessun emendamento a quel bilancio perché avevate, in maniera, a proposito di bilancio preventivo, in maniera preventiva pensato di non approvarlo, di non votarlo. Quindi dice Vincenzo, per quale motivo avreste dovete emendare un bilancio che avevate deciso di bocciare? Questo è il concetto. Vincenzo dovrebbe ringraziare l'opposizione, non dire perché non l'abbiamo votato. Grazie perché non l'avete emendato. Perché vedi, Vincenzo, quando ti approvo un bilancio, ci sono. No, ti sbagli, io la penso completamente diversamente da te. Vabbè, pazienza, però superiamola questa cosa del bilancio, va, per favore. Ogni volta che ci sentiamo parliamo con questa cosa. Non amministra bene, Guido, non amministra. Per amministrare bene ci vuole una forza opposizione, Guido. Capito? Perché se Vincenzo, devi stare sereno, il PD sarà protagonista, non ti preoccupare del PD, visto che la tua preoccupazione è il PD, malgrado io abbia suggerito un percorso in maniera pubblica e trasparente, la tua preoccupazione è la PD all'opposizione
No, stai serena, non ti preoccupare. Sì, vabbè, fermo resta. Sono un po' preoccupato veramente per voi, perché dopo 30 anni che avete amministrato, non vi preoccupare, non avete per noi, noi abbiamo sopravvissuto a cose di non avete più idee da mettere in campo per il bene di questa città. Sono un po' veramente, che un'opposizione forte ci vuole in una città, va? L'alternanza fa sereno. Bene, una volta questo governa il centro-sinistra, il PD le scelte li ha consumate. Il PD le scelte le ha consumate, farà il suo congresso. Diciamo che la strategia di Vincenzo Pepe nei confronti del PD, Guido, è abbastanza sottile, no? Perché vi dice: io sono preoccupato perché in queste città non vedo una opposizione forte e decisa. Fatela voi del PD che siete bravi a fare opposizione. Della serie, state lontani dalla maggioranza intanto, e poi state dall'altra parte e fate opposizione. Ti devo informare, ti informi bene. Il PD farà il suo congresso, eleggerà democraticamente il suo segretario, l'ho già eletto, metteremo in campo la nostra linea politica e saremo sicuramente protagonisti. Non ci sono problemi. Ma io me lo auguro, veramente. Tu non te lo devi augurare. Tra una politica grande ci dobbiamo confrontare, io mi auguro questo perché lo stimolo fa bene a tutti. Senti, invece, Vincenzo, a livello, dottore Pepe, a livello di Forza Italia, di partito, diciamo, che si sta continuando a rafforzare e strutturare, tra l'altro l'ultima volta che ci eravamo sentiti, sono passati già un paio di mesi, c'erano in itinere una serie di operazioni che sembravano pronte per essere, diciamo, definite all'interno di Forza Italia, con qualche consigliere che aveva già la valigia pronta per traslocare dalle vostre parti, però in questi due mesi di ufficiale, almeno di ufficiale, poi non so se, diciamo, nelle stanze di Forza Italia già è qualcosa che si è definito, però ufficialmente non è avvenuto materialmente nulla di nuovo in questi due mesi, cioè consiglieri comunali, faccio un nome per dire che era quello più gettonato, tipo Rosario Trenito, che era uscito dalla lista del sindaco, dal movimento del sindaco un'altra gela, che sembrava pronto a traslocare in Forza Italia. Questo trasloco, almeno, ripeto, ufficialmente ad oggi non è ancora avvenuto. Ma detto questo, che ci chiarirai tu come sono, diciamo, le situazioni in itinere all'interno di Forza Italia. Ma se domani mattina, per esempio, il sindaco, che è già diversi partiti gli chiedono una sorta, diciamo, di vertice di maggioranza, domani mattina si alza e convoca in maniera urgente e straordinaria tutti i partiti della maggioranza per fare un vertice, Forza Italia al sindaco materialmente che tipo di richieste farà? Cioè voi materialmente in questo momento che aspettate di essere convocati, per avete una proposta, avete una piattaforma sulla quale andare a ragionare, e se in questa piattaforma e in queste proposte ci sono, diciamo così, delle richieste specifiche che Forza Italia è pronta a fare al sindaco, se ce le puoi anticipare chiaramente? Abbiamo fatto una riunione ultimamente con i consiglieri, con l'assessore, e noi siamo dell'avviso che dobbiamo discutere tutti assieme per cercare di eliminare qualche mal di pancia che ancora c'è nella maggioranza e vedere di dare spazio un po' a chi ha voglia di fare in questa città. A chi ha mal di pancia. Noi siamo bene così come siamo, non richiederemo nulla, ne parleremo col sindaco per vedere se lui ha qualche altra idea per cercare di allargare il seminato con altri progetti, vediamo. Ripeto, allo stato attuale io sono rimasto a un mese fa, come quando abbiamo fatto la riunione di maggioranza di circa un mese fa, ed eravamo rimasti che ci dovevamo rivedere per discutere di come organizzare meglio l'amministrazione, di come farla funzionare meglio e di come cercare. Non sta funzionando bene, Pepe? Ma, secondo voi? Cioè non sta funzionando? Ma ora visto mi che pare deve funzionare che qualcosina meglio si sia sistemata, di come cercare di creare un equilibrio stabile tra maggioranza in consiglio comunale e amministrazione. Eravamo rimasti col sindaco che ci dovevamo rivedere per vedere se c'era ancora qualche mal di pancia con qualche consigliere di maggioranza e vedere di stemperare gli animi e di cercare di andare d'accordo meglio, ecco, senza fare trapelare nulla di diverso di quello che possa essere un'amministrazione coerente con la propria maggioranza in consiglio comunale, ecco. Ma secondo te, Vincenzo, intanto non mi ha risposto alla prima parte della domanda, cioè
Forza Italia in questo periodo sembrava pronta a far diciamo allargare il, la compagine in Consiglio Comunale, invece in questi due mesi non è successo nulla. Come mai? Visto che sembrava per esempio Trainito pronto Ci sono diversi consiglieri, uno di questi è Rosario Trainito, Rosario Trainito, che diciamo discutiamo, però ancora voglio dire sono solo discussioni, anche se ripeto è da un punto di vista come dire della persona, del professionista, è interessato a, a venire con noi, anche perché noi ci conosciamo da una vita, è stato il mio candidato Rosario Trainito al Consiglio Comunale, per cui c'è molta affinità, noi già siamo amici da vecchia data con il papà, con Gaetano, per cui c'è una discussione politica in atto. Detto questo però, Vincenzo, io ripeto, non ti voglio lanciare qualche, qualche mina antiuomo sul vostro terreno, però quando tu dici io sento soltanto le cose che mi state dicendo stasera sul, sui movimenti di cui si parla, io ti voglio dire il fatto che la televisione, che è molto vicina al sindaco e non è, diciamo così, offendere nessuno, sin dai tempi della campagna elettorale Rete Chiara è stata particolarmente vicina al sindaco, ma se oggi la, 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 il telegiornale di Rete Chiara dichiara che l'invito a Italia Viva ad entrare in giunta viene direttamente dal sindaco, secondo me è una fonte parecchio attendibile, cioè c'è tra virgolette da credergli a questa informazione, no? Per cui ti dico, se fosse vero come io a sto punto immagino, se l'ha detto Rete Chiara che il sindaco ha invitato Italia Viva ad entrare in giunta, tu poco fa ci hai detto che c'entra Italia Viva con la squadra che vince, che deve essere cambiata. Io adesso ripeto, non voglio mettervi il sale in coda o benzina sul fuoco, però parrebbe... No, ma a me non me ne frega niente, Franco, con molta sincerità. Come? Come, Guido? A me non me ne frega niente. A te no, ma infatti non la sto ponendo a te la domanda, la sto ponendo a Vincenzo Pepe, ci mancherebbe altro. E a Vincenzo Pepe che la pongo la domanda, perché Vincenzo dice noi di Forza Italia non chiederemo nulla in più di quello che abbiamo, stiamo bene come stiamo, come si dice quando si gioca a carte, sto, nel senso non mi date altre carte che quelle che ho, mi bastano, e va bene. Però è anche vero che Vincenzo Pepe ha detto sì, ma se dobbiamo restare quelli che siamo, che c'entra Italia Viva? E allora io gli giro di nuovo l'argomento dicendogli ma guarda che quello che è venuto fuori oggi a livello di informazione, diciamo che è molto vicina all'ufficialità, è che sembrerebbe che sia stato il sindaco a chiedere ad Italia Viva se vogliono entrare in giunta e invitarla a farla questa scelta, questa decisione. Questo cosa ti cambia, Vincenzo, in, a livello strategico nelle operazioni che il sindaco potrebbe fare o che sta facendo? Allora, io penso che se il sindaco fa una scelta del genere, prima ne dovrebbe parlare con la maggioranza, se fare entrare in giunta un nuovo partito politico. Io penso che la logica direbbe di fare così, la logica. Poi, sai, il sindaco viene eletto direttamente dal popolo, anche se l'avete fatto leggere voi, i partiti che hanno supportato la candidatura, certo. Poi sai, il sindaco alcune volte può fare scelte magari non condivise, però ripeto, per me, per come la penso io, il sindaco prima di fare una scelta del genere dovrebbe riunire la maggioranza, portare questa istanza alla maggioranza e vedere di discuterla con la maggioranza per avere ecco quello che si era detto prima, per avere coerenza politica. Vincenzo, te la posso fare ancora una domanda su quello che pensi sul fatto che il sindaco sta tirando per le lunghe la corda rispetto a questo vertice di maggioranza che da più parti gli viene chiesta? Secondo te perché la sta portando così alle lunghe? Non lo so, non te lo so dire. No, dai con idea te le sei fatta. No, non lo so, vero, non lo so. Io so che ci dovrebbe convocare a giorni, però se no, vabbè, ancora un mese è passato, avevamo detto il mese scorso, il prossimo mese ci riuniamo e facciamo un'altra riunione di maggioranza, perché la prima riunione di maggioranza era andata benissimo, un po' di cose ce li siamo detti, poi il confronto sai fa bene, ma quando... Senti, da casa Rosario Emanuello, che è dirigente cittadino di Fratelli d'Italia, ti chiede, dottore Pepe, se dovesse per caso entrare Italia Viva in maggioranza, voi che fate? Uscite o rimanete? No, vabbè, poi si vede, ripeto, prima dobbiamo vedere questa cosa, se non morivano sarebbe ancora vivo, c'entra. Prima dobbiamo vedere se succede, poi se decidiamo col partito ci riuniamo, col nostro deputato ci riuniamo e decidiamo quello
che dobbiamo fare. Per ora ma non c'è questa cosa. Italia non è in maggioranza, ma io non capisco. Quale maggioranza è Italia Viva? Scusa. Sì, i consiglieri di Italia Viva non esistevano nella competizione elettorale che abbiamo fatto. Però come dicono gli amici che ci seguono da casa, quando ci fu la competizione elettorale non esisteva manco Forza Italia, non esisteva nemmeno il PD, non esistevano i partiti, perché c'era Forza Italia che aveva un nome, adesso ricordamelo tu Vincenzo perché io non è che ho una memoria da questo punto di vista molto fotografica, comunque aveva un nome, Azzurri per Gela mi pare, una cosa Azzurri del genere. Per Gela, Azzurri sì. Per Gela, bravo. Il PD si chiamava Insieme Siamo Gelesi, se andiamo divisi siamo Buteresi, quindi non è che, cioè non esisteva nemmeno voglio dire ai tempi delle elezioni la figura del partito, come oggi invece è Forza Italia, come oggi invece è il PD. Va bene, capisco il ragionamento, che è un sottile ragionamento, però non è la stessa cosa, ripeto. Noi eravamo lì e avevamo tolto i simboli perché con il sindaco si era d'accordo così, per fare convivere PD e cosa, perché era un progetto civico, vabbè. Però ripeto, a oggi Italia Viva, chi sono i consiglieri di Italia Viva, visto che Guido li conosce? Chi sono? Ma io vorrei uscire fuori con molta franchezza. Addirittura c'è chi dice che c'è persino già un assessore di Italia Viva, perché Cristian Malluzzo viene individuato molto vicino ad Italia Viva, per esempio, figuriamoci. C'è qualcuno, lo individua per esempio già persino un assessore di Italia Viva. Infatti qualcuno si chiede ma come vogliono entrare, ma non ci sono già. Malluzzo non rappresenta quell'area politica che poi comprende i consiglieri chi sono di Italia Viva? Io non lo so. E nemmeno io, forse Guido ci può aiutare. Guido, chi sono i consiglieri? No, Franco, io vorrei uscire fuori da questa discussione, ti devo dire con molta sincerità. Sì. Perché tra l'altro mi trovo in forte imbarazzo, anche perché noi rischiamo di passare tempo a parlare di argomenti che alla cittadinanza interessano fino a un certo punto. Guido, ma tu puoi fare questo tipo di ragionamenti con altri, non con me, Guido, perché comunque non ce l'hai con me, lo so che non ce l'hai con me, però in verità questo ragionamento di alto profilo morale che tu vuoi fare, purtroppo nella realtà non funziona, perché lo sanno tutti che la politica gelese si occupa per il 99,9% di queste cose. Poi se noi vogliamo fare finta di niente, pensando di mettere l'indice davanti alla faccia e pensiamo che ci stiamo coprendo tutto il viso, facciamo un torto alla realtà, Guido. La politica di questo si occupa Gela, Guido. Se vuoi che parliamo di altro, parliamo però di fatti, diciamo, non dico surreali, però sì, vero, vogliamo parlare di altro, parliamone, ma di questo parla la politica in questi giorni, in questo periodo, da sempre peraltro. Sia reciproca, giusto, capiamo tra di noi. Certo. Sono venuto tante volte in trasmissione e per questo ti ringrazio tantissimo, ma io ti ho sempre detto la verità. Te lo riconosco. E continuare la tua verità. Nel senso che Gela c'è un tormentone che a molti non li fa dormire la notte. Entra o non entra il PD in giunta? Entra o non entra il PD? C'è questo interesse all'assessorato che ha lasciato il PD, e quindi lo capisco, noi scambiamo le cose per quelle che stanno. Ma mai in quest'ultimo, o almeno da quando io sono diciamo segretario eletto, mettiamola così, non proclamato, non c'è alcuna discussione che riguarda impossibile ingresso in giunta del PD. Eppure abbiamo parlato tante volte, altri hanno parlato a nome nostro tante volte, no? Tu da giornalista registri questo fatto, non vuoi non registrarlo. Ora a me piacerebbe invece non voler polemizzare, ma dire: noi come Partito Democratico faremo la nostra proposta politica. Per esempio, noi siamo preoccupati, Gela, mi piacerebbe che se ogni tanto si affrontasse questa questione, del fatto che si è cancellato un problema enorme, per esempio che è quello dei disabili, no? Abbiamo fatto una grande discussione del bilancio, il PD non ha votato il bilancio, ha commesso un grave reato di lesa maestà a questa maggioranza perché non ha votato un bilancio. Domanda: ma quanti soldi erano previsti in questo bilancio per l'assistenza domiciliare ai disabili?
per il trasporto, perché non avete presentato l'emendamento voi, non quello previsto dalla perché legge, non l'avete presentato, ma quello voi. Che il comune ha sempre fatto, il comune di Gela ha sempre fatto negli ultimi 40 anni. Visto che, per esempio, che noi affronteremo questa questione perché non l'avete presentato l'emendamento e dovremmo parlare di queste cose, di rimpinguare questa voce. Quindi ascolta Enzo, Guido, continua questi argomenti tecnici. Allora, a noi ci piacerebbe parlare, però non ti sovrapporre a me. Ma veramente non ti sto capendo. Cioè, tu stai facendo, stai ponendo un problema, un quesito, quando tu avevi lo strumento per risolverlo. Enzo, io volevo vedere chi te lo bocciava. Non fai parlare. Ti sei dato l'emendamento per i disabili, io volevo vedere chi te lo doveva bocciare. Chi? Allora, poi io volevo quindi, io non te lo bocciavo e i miei penso che non te lo bocciavano nemmeno. Quindi scusami, posso continuare? Scusa, ma dici certe volte non ti capisco. Mi capirai, col tempo mi capirai. Quindi sarebbe non mi spiego con te. Allora, quindi a noi ci piacerebbe per esempio parlare di questo. A noi ci piacerebbe per esempio dire, mentre c'è qualche mal di pancia che qualcuno vuole risolvere, ma i cittadini qui se ne frega degli equilibri e dei tatticismi all'interno della giunta, a proposito di frammentazione e a proposito di spropositati appetiti. A noi piacerebbe capire, per esempio, visto che si è parlato di investimenti, che fine hanno fatto quei famosi 30 milioni di euro promessi dall'assessore Turano. 33 al titolo del risarcitorio per i 30 milioni che sono venuti, che sono stati depredati ai genesi. È due anni che ne parliamo, ma ancora non li abbiamo visti. Saranno molto, avrai la risposta. Non voglio sfuggire, caro Franco, alla tua provocazione. Era una domanda, non era una provocazione. Italia Viva mi pare che sia presente in giunta, no? Con l'assessore Mallutto, visto che Enzo non lo vuole dire. Infatti anche io l'ho detto. Sì, ma infatti quello dicevo io. C'è qualcuno giustamente... Perché guarda, a me continuare a parlare politichese mi incomincia anche a dare... Allora, Italia Viva, io ho rapporti personali bellissimi con Beppe Ventura, con Mallutto, con quel gruppo di persone. Abbiamo lavorato... C'entra i rapporti personali con la politica, dai. Siamo presenti in consiglio comunale, no? Hanno nome e cognome, e il suo Pepe li conosce, sono presenti in giunta. Quindi voglio dire, che cosa cambia un nome a una lista in prospettiva delle regionali? Beh, ma non cambia niente, la sostanza è sempre quella. Io penso che gli argomenti che bisognerebbe affrontare sono quelli che ho detto poc'anzi io. Poi, se c'è qualche mal di pancia, e va bene, gli diamo sì, però a proposito di provocazione, Guido, Vincenzo Pepe ne aveva lanciata una provocazione, cioè a dire, ma Italia Viva, quanti e quali consiglieri comunali ha per chiedere assessorati o per avere diritto ad assessorati? Ma sono delle cinica del sindaco da anni, voglio dire, anche là, di che stiamo parlando? No, perché se fosse vero che non ce n'è nemmeno uno consigliere comunale di Italia Viva, e se fosse vero che già hanno un assessore nella persona di Cristian Malluzzo, non si capisce perché ancora si parla di assessorati ad Italia Viva, perché sennò Forza Franco, Italia, che ne ha 2/3 consiglieri, dice io come? Io voglio difendere, scusa, niente, ho finito. Io non mi vengo che l'idea, guarda, io sono l'ultima persona che stasera voglio... ha il titolo per difendere il sindaco, ma io non penso che il problema del sindaco sia Italia Viva. No, qua non nessuno dice che il problema... il vero problema del sindaco sia come governare una maggioranza che se ne dica alcune volte irrispota, magari non lo lascia apparire, ma è nella sostanza irrispota. Quindi secondo me Non ho capito l'ultima battuta. Abbiamo sempre aperto che il problema, dice Guido Siracusa, il problema non è Italia Viva, il problema è che il sindaco dovrebbe risolvere la rissosità che c'è all'interno della maggioranza. La rissosità, cioè se non c'è il confronto e le riunioni di maggioranza si può risolvere, perché poi ognuno la pensa. Ma io poco fa te l'ho chiesto, però Vincenzo, per quale motivo secondo te il sindaco sti vertici di maggioranza o non li fa o li rinvia alle calende greche, visto che lui è in greco? Quello che so, a giorni ci dovrebbe convocare, poi ripeto, poi mi pare che il sindaco abbia detto le stesse cose nostre a differenza di un anno quando parla di tasse forti. Cioè, noi abbiamo parlato di cabina di regia, voi avete parlato di task force. Che è un'altra... Se tu ci rifletti, caro Enzo, stiamo dicendo le stesse cose. Sì, cabina di regia in italiano, task force in inglese. Questo è il vero problema. Diciamo che Forza Italia ha voluto utilizzare un inglesismo, diciamo
una parola in inglese, task force, ma voi l'avevate detta in italiano. Cabina di regia. Dovremmo puntare quindi meno alle regionali e più a questa città, probabilmente. No, assolutamente. Quindi, Vincenzo, state dicendo la stessa cosa che diceva il PD prima di andarsene. Vincenzo, scusami, quindi state dicendo la stessa cosa che diceva il PD l'anno scorso prima di andarsene. Quasi quasi Guido ti sta tirando una sorta di volata all'inverso. Siccome noi la chiedevamo l'anno scorso, così, la task force non ce l'hanno data e ce ne siamo andati, ora loro la chiedono, se non gliela danno che fanno? No, allora Guido, assolutamente siamo in posizioni totalmente diverse, completamente diverse, figurati. Noi non siamo qua né a chiedere assessorati né a chiedere altro, assolutamente. Noi vogliamo si lavori in sinergia per cercare di risolvere tanti problemi che attanagliano questa città, e ce ne sono tantissimi. Noi cercheremo di aiutare il sindaco per quello che possiamo, stiamo vedendo di organizzarci al meglio per avere dei professionisti validi che possono dare una mano anche a trovare soluzione ai problemi della città. Questo stiamo facendo. Ora stiamo facendo una task force da affiancare alla giunta, giusto? Sì, noi come partito di Cristina, l'anno scorso è questa una cabina di regia. Ma non era una task force, la cabina di regia è un'altra cosa. Hai visto? Allora scusate, ci siamo sbagliati noi. L'anno scorso chiedevamo anche noi una task force. Allora, la cabina di regia è una... Che cos'è? È una cosa semplicissima che si potrebbe fare. In italiano si chiama condivisione, Enzo. Condivisione, chiedete voi, condivisione abbiamo chiesto noi. Allora, Guido, basta fare riunioni di maggioranza e mettere nero su bianco quello che si deve fare. Poi Vincenzo, ma il sindaco, vedi che il sindaco non me l'hai voluto dare per due volte tu la risposta, te la do io. E il sindaco, sai perché non fa i vertici di maggioranza? Non li fa, perché sa che la coperta purtroppo non può riuscire a coprire tutti, e siccome questi vertici di maggioranza, tu giustamente dal tuo punto di vista, caro Vincenzo, immagini che saranno i momenti di chiarimento e di pacificazione o di definizione, il sindaco invece è convinto che quei vertici di maggioranza potrebbero scatenare la guerra punica, e quindi dice: sai che c'è, aspettiamo, andiamo avanti, tanto così per ora le cose sono, diciamo, si possono, perché il vertice di maggioranza, quando poi Vincenzo, Guido giustamente dice: ma non parliamo di poltrone, non parliamo di assessorati, io qua dobbiamo parlare. Sì, vero è, ma poi la politica di che parla? Di che parla Vincenzo e Guido? Di queste cose parla, e la gente lo sa, e la gente lo sa. Franco, permettimi, sì. Noi abbiamo lasciato un assessorato. Qua la lite adesso è chi lo vuole quell'assessorato, ma è inutile che ci giriamo attorno. Senti, io devo andare avanti la e vi devo. La rappresentanza dimostra semplicemente quello che tu hai fatto per amministrare questa città e quello che vorresti fare per dare soluzioni. E la rappresentanza, il sindaco, se ha, come dire, un'idea diversa, che ce lo spieghi, per carità, tutti. Dobbiamo però confrontarci, se non ti fanno riunioni di maggioranza, questo non ti può dirimere questa questione. Secondo me, se fosse Guido Siracusa il sindaco, l'avrebbe già fatta, ti avrebbe detto: ci vediamo alle 9:15, finisce, lo dico alla radio e ci facciamo subito un vertice di maggioranza, se fosse stato Guido. Ma siccome il sindaco è un altro, aspetta. Loro hanno governato però per 100 anni, mi pare che questo non si è verificato. I vertici di maggioranza non lo so, non si è verificato cosa... No, loro hanno amministrato queste città per molti anni. Io non mi ricordo che c'erano tanti vertici di maggioranza che portavano... Scusa, loro qui, Enzo, fammi capire. Loro parlo il PD in generale. Facciamo i nomi e i cognomi dei consiglieri comunali che ci sono in Forza Italia. Vabbè, che erano nel PD. Non prendere mai questo argomento con me. Andiamo avanti, e per andare avanti, per andare avanti vi devo salutare. Prima di salutarvi devo fare due polemiche. Tu lo sai, con me non le devi fare. Perché? Che c'è? Che è successo? Va perché bene, con te non... Ma no, ma è una polemica stucchevole. Come con te non... Ma scusami, però Guido, io ti ho distinto. Spero che sarai il migliore coordinatore del PD che abbia avuto finora. Me lo auguro, veramente, per il bene di tutti noi.
spero che sarà il migliore coordinatore che il PT abbia avuto. Assolutamente il segretario, me lo auguro. Però io ti spiego, la città, noi abbiamo governato, Enzo, la città per 30 anni insieme a tutti coloro che oggi militano in Forza Italia. Madò, tutti proprio. Tu con me non hai mai amministrato, con me non hai mai amministrato, anzi e vabbè, sarai tu solo, ti prego, sarai tu solo, va bene? Allora facciamo così, okay. io devo andare avanti e fare due domande velocissime a Guido Siracusa che gli vengono da casa, e siccome ho fatto una domanda che è giusto che facessi anche a Vincenzo, a Guido Siracusa, Samuele Romano ti chiede, Siracusa, ma mi puoi dire, visto che sei stato consigliere ai tempi in cui è stato approvato il regolamento per il trasporto sui disabili, per quale motivo da quel giorno un disabile a Gela non ha più diritto al trasporto? Quando noi abbiamo approvato il regolamento dei disabili, avevamo previsto, infatti fu approvato insieme ai disabili, con l'aiuto sostanziale dei disabili, quel regolamento è stato scritto a 8 mani, 4 mani dalla politica e 4 mani dei disabili, insieme a Paolo Capici e all'avvocato, adesso non mi sto sfuggendo il cognome, comunque al loro presidente. Quindi questa domanda è impropria che me la faccia Samuele, anzi approfitto per salutarlo. Quel regolamento prevedeva che il trasporto ai disabili fosse strettamente collegato con il trasporto obbligatorio, sono due capitoli di spesa differenti, no? Quindi significa il trasporto gratuito a titolo disabili che non hanno diritto al trasporto obbligatorio della regione. Noi avevamo pensato con quel regolamento di metterlo assieme in maniera tale che c'era la possibilità di fare una gara unica. Arrivò il commissario, quella gara il commissario non l'ha fatta. Se proprio Samuele vuole sapere, io per quel regolamento ho pagato un prezzo personale, magari qualche volta ne parliamo. Va bene, perché velocemente la seconda domanda, Guido, velocemente sensibili. La seconda domanda velocissimamente è di natura prettamente squisitamente politica, tecnica, insomma, perché Francesco Ottaviano ti chiede, signor Siracusa, ma secondo lei il modello Draghi che in questo momento sta funzionando a livello nazionale potrebbe essere applicato anche a Gela e quindi a quel punto il PD non avrebbe nessuna difficoltà a rientrare in giunta? Ma guarda, noi il modello Draghi cercare di governare questa città insieme a Forza Italia è stato all'apertura del mio ragionamento. Io ho cercato di lanciare un ramoscello di olivo a Enzo Pepe, che non ha colto, dicendogli: Enzo, se questa città ha un problema non è perché il PD è uscito dalla giunta, ma perché c'è un'eccessiva frammentazione. Enzo Pepe si è accanito nei confronti del PD pensando che il PD sia, ma assolutamente no, io non sono accanito, non siamo concorrenti, non vedo nessun comportamento di ecco, tu dici Forza Italia che noi siamo frammentati, ma nostro. Voi cosa avete dimostrato per essere uniti fino a oggi? Niente. Al bilancio l'avete appoggiato, non avete presentato nessun emendamento. Enzo, ribadisco un concetto: per noi Forza Italia, in una prospettiva di governo della città, non può essere un concorrente, neanche in una prospettiva delle elezioni regionali, perché mentre il PD è baricentrico a Gela, Forza Italia è baricentrico a Caltanissetta e nel Misteno, quindi non abbiamo neanche questa concorrenza. Però, va bene ragazzi, vi devo salutare. Grazie Franco, grazie a Vincenzo Pepe, a Guido Siracusa. Devo aggiungere che Samuele Romano dice che così però si uccide il terzo settore. Guido, questo è la chiosa di Samuele Romano sulla tua risposta. È stato ucciso il terzo settore, non si uccide. È stato ucciso, quindi dai ragione a Samuele Romano sostanzialmente. Va bene. Ma sì, però Samuele pone la domanda alla persona che ha lavorato di più per portare avanti quella problematica. Grazie al coordinatore cittadino di Forza Italia, dottor Vincenzo Pepe, e grazie al neo segretario cittadino del Partito Democratico, grazie Guido Siracusa. Ciao Enzo. Ci fermiamo un attimo. Grazie a voi, ci fermiamo solo un attimo. Seconda parte. Grazie a voi. Vi anticipo che la seconda parte non vedrà, diciamo, di scena la politica, ma come dice qualcuno, i cittadini. E che cittadini? Tra un istante appena, torniamo subito. Dagli studi di Radio Gela Express, Franco Gallo conduce Lo dico alla radio, tredicesima edizione. GGB Food and Drink. Io
GDD e bar, sala da tè e aperitivi importanti a via di ora del giorno. Io mi servo solo da GDD. GDD è pasticceria a 360 gradi, dal dolce tradizionale a quello siciliano. GDD, buono come tanta noce. GDD, strada statale 115 generalizzata, sul web e su tutti i social. www.puccioimpianti.com. Oggi digitale a pieno servizio della chirurgia odontoiale. Attraverso l'utilizzo di scanner intraurali, CBCT, è possibile pianificare tutto il trattamento chirurgico, dall'inserimento degli impianti alla protesi d'oro. Risultati ed efficienza assoluta. Ambulatorio odontoiatrici Principe, a Gela, in via Ivrea 4, sul web e su tutti i social. Paolo Universitario Telematico Eschilo, la sintesi delle due università telematiche più prestigiose d'Italia. Pegasus e Mercator. Con sede di esami a inoltre tutti i vantaggi della formazione e delle certificazioni informatiche e linguistiche con materiale di esami 100% online. Pegasus e Mercator. Da oggi studia e sostiene gli esami universitari online. Per iscrizioni e informazioni, corso Vittorio Emanuele 197, Palazzo Regina Margherita, Gela. Per tutti i dettagli visita il nostro sito e la nostra pagina Facebook. PLM Engineering Group SRL. Experience where we are. Communication. Flexibility. La PLM Engineering Group SRL è presente in tutto il mondo. Fornisce un servizio attento e dettagliato nell'ambito della costruzione e manutenzione meccanica ed elettrostrumentale e operativamente attiva in raffinerie, impianti petrolchimici, trattamento fumi, opifici industriali, impianti di cogenerazione, aeroporti. PLM Engineering Group SRL, manutenzione impianti industriali, costruzioni skids, prefabbricazione e montaggi. PLM Engineering Group SRL, la risorsa umana è il nostro background. Presenti sui social, LinkedIn, Facebook e Twitter. Sede legale a Milano, in via Tommaso Gulli 36. Sede amministrativa a Gela, in via Pozzillo 105. Sarto Assicurazioni, il punto di riferimento di due grandi compagnie assicurative, Allianz Assicurazioni e Aviva Assicurazioni. L'agenzia Sarto Assicurazioni si distingue per la capacità di offrire soluzioni personalizzate e su misura, dalla RC Auto alla responsabilità civile per professionisti. Sarto Assicurazioni, un'agenzia affermata e distinta nel settore assicurativo, finanziario e della sicurezza. Si trova a Gela in via Generale Cascino 68 e a Licata in corso Roma 20. Su Facebook Sarto Assicurazioni. La RSA Caposoprano è una struttura di ricovero che garantisce un'assistenza sanitaria integrata di alto livello tutelare e alberghiera. La missione della RSA Caposoprano è la centralità del paziente, la cura e la professionalità dei sanitari. La RSA Caposoprano è una struttura accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Regionale, destinata ad accogliere chi ha superato un episodio acuto, ha la necessità di riabilitazione psicofisica, assicurando una continuità assistenziale. La RSA Caposoprano è specializzata nella riabilitazione dei pazienti post-Covid-19. RSA Caposoprano, via Palazzi 217, Gela. Seconda parte di Lo dico alla radio del mercoledì, abbiamo diciamo messo per ora in soffitta la politica ed i politici e come dicevo in chiusura di prima parte, questa seconda parte la dedichiamo a quelli che sono diciamo così considerati cittadini, ma nel nostro caso sono due cittadini mica qualsiasi, con tutto il rispetto per qualsiasi cittadino, ma loro sono due artisti che rappresentano Gela in maniera davvero straordinaria per l'arte che loro portano avanti, l'uno la pittura, l'altro il teatro, e li ringrazio anche per questo, cioè perché sono due belle figure, due straordinarie figure che ovunque vanno fanno parlare bene di Gela. Beh, quando uno dice Giovanni Iudice ed Emanuele Giammusso, non è che ha poi tanto bisogno di ulteriori presentazioni e preamboli. Buonasera ad entrambi, buonasera Giovanni, buonasera ad Emanuele. Buonasera a voi. Ciao. Ciao carissimo Giovanni, un abbraccio a Giovanni, all'amico Giovanni.
Non sapevano, tra l'altro, entrambi di essere ospiti insieme oggi. Li ho invitati, ma non gli avevo anticipato né ad Emanuele né a Giovanni che sarebbero stati collegati contemporaneamente in questa seconda parte di Lo Dico alla Radio. Sono felicissimo di averli entrambi per tanti motivi. Intanto perché Emanuele Giammusso è un amico carissimo che da tanto tempo, per un motivo o per un altro, inseguo per averlo ospite, ma gli argomenti poi cambiano, diciamo così, le strategie delle trasmissioni, e finalmente riesco ad averlo con me in puntata, in trasmissione. Giovanni Udice, che dire di Giovanni Udice? Ragazzi, quando si parla del maestro Giovanni Udice bisogna semplicemente inchinarsi. Sapete chi si è occupato in questi giorni di un'opera del maestro Udice, del nostro Giovanni Udice, del mio amico personale Giovanni Udice? Qualcosa che è praticamente una istituzione assolutamente unica e tra le più importanti nel mondo dell'editoria e dell'informazione mondiale. Perché se io dico Le Monde, chiunque sa che sto parlando di un giornale, di una testata giornalistica di importanza mondiale, parigina, francese, chiaramente. Ecco, nell'inserto del Le Monde, che si occupa di arte, di cultura, di diplomazia, in questi giorni una pagina, signori, non un articolo, non un trafiletto, non una flash, non un qualcosa di rilegato in un... No, una pagina intera di Le Monde è stata dedicata ad un'opera del nostro Giovanni Udice, nella fattispecie, in particolare, l'opera Nuvole a Venezia del 2012. Per poter, diciamo così, testimoniare l'evento storico, il momento storico che riguarda l'immigrazione in tutto l'universo, in tutto il mondo, diciamo in questo caso, ecco, Le Monde ha voluto fare che cosa? Prendere ad esempio un'opera di un artista gelese, di Giovanni Udice, Nuvole a Venezia. Guardate, chi mi vede in questo momento tramite Facebook sa che io mi alzo in piedi per mettermi sull'attenti davanti al maestro Udice. Complimenti, maestro. Mi sono alzato, ecco, vedete? Grazie Franco. Eh no, è perché quando ci vuole, ci vuole. Quando ci vuole, ci vuole. Mi onori, no, ma tra l'altro, sai, io 25 anni di sacrificio, di carriera, che comunque, voglio dire, alla fine deve pur sempre portare a qualcosa. E del resto il mio non è un lavoro che ha mirato alla commerciabilità. Io ho sempre creduto nell'arte come un'espressione dei contenuti, e in questo impegno questi risultati fanno davvero piacere, insomma. Ma insomma, non stiamo parlando, ripeto, io adesso con tutto il rispetto per tutti e per tutto, cioè, ma pensate che una testata giornalistica come Le Monde, per commemorare, per cristallizzare, per testimoniare la fase storica dell'immigrazione nel mondo, sceglie a pagina intera di rappresentare l'immigrazione nel mondo con un'opera d'arte di Giovanni Udice, che è appunto Nuvole a Venezia. Per chi non l'avesse capito qual è l'opera, è praticamente quel barcone carico di immigrati che Giovanni ha immortalato nel Canal Grande di Venezia, e devo dire che francamente è un'immagine fortissima, perché si vede in primo piano questo barcone di immigrati e dietro una gondola con il gondoliere che porta a spasso per i canali di Venezia i turisti di chissà quale parte del mondo. Ed è un'immagine forte, talmente forte, Giovanni, che Le Monde l'ha voluta scegliere come testimonial di questo momento storico dell'immigrazione nel mondo. Davvero incredibile, diciamo. Una cosa che solo a pensarla fa venire la pelle d'oca. Non so a te, Giovanni, però davvero una cosa straordinaria. Ripeto, stiamo parlando di Le Monde. Le Monde. Sì, diciamo che quando loro mi hanno contattato mi sono anche, diciamo, come dire, sorpreso, però non più di tanto, perché in realtà io sono stato il primo tra gli artisti a parlare della migrazione sul Mediterraneo, e anche 5-6 anni fa The Economist di Londra ne parlava allo stesso modo, quindi questo vuol dire che nel tema della migrazione appunto sono già un artista che ha consacrato quell'inedito che doveva essere appunto rappresentato, e io l'ho fatto già agli inizi degli anni 2000, come per esempio il mio poi è un lavoro che
testimone di una costa, di una idea, di visione, che poi sempre l'elemento centrale, il filo conduttore è sempre il mare. E prima della migrazione, per esempio, ho sempre dipinto l'uomo come nei bagnanti, e nei bagnanti ho sempre visto lo smarrimento anche del turista, come potrebbe essere un migrante cercare fortuna altrove. Quindi è stato filologicamente un tema che è stata la continuazione di quell'idea di drammaticità che comunque rappresenta molto il mio linguaggio, ecco. Diciamo una sorta di asse portante del tuo pensiero artistico. Emanuele Giamusso, sì, Giovanni, prego. Giovanni, intanto complimenti, io qualche bagnante di Giovanni a casa ce l'ho. Giovanni mi ha omaggiato di un suo dipinto e ne sono orgoglioso, sia per la persona che è umile, è una litografia, e poi per l'amico che è rimasto sempre, perché a volte non è un dipinto, nella vita è si cambia, litografia. Ma Giovanni è il Giovanni di tutti. Giovanni è di tutti, ma è soprattutto di noi gelesi, che non è che abbiamo grandissimi motivi per poterci inorgoglire di questa terra e di ciò che questa terra produce, però insomma, quando riusciamo a produrre qualcosa di buono, viene fuori questa splendida luce immensa che è l'arte di Giovanni Udice, per esempio. Ma non è che Emanuele Giamusso scherza mica, perché praticamente insieme alla seconda anima dell'Antidoto, di questa compagnia teatrale, che è il suo inseparabile socio, collega, amico, Guglielmo Greco. I due G, Giamusso Greco, sì. E hanno davvero portato alta la bandiera del teatro gelese in giro per la Sicilia e non solo. Ora però Emanuele, come purtroppo tanti settori, soffre maledettamente per questa pandemia e per queste restrizioni dovute alla pandemia. E ieri, tra l'altro, Emanuele ha lanciato, ieri o l'altro ieri, insomma, ha lanciato una sorta di provocazione, che è solo una provocazione, però adesso ce la spiega meglio, perché ieri, come sapete, è iniziato il Festival di Sanremo, la 71esima edizione. Per molti italiani guai chi tocca il Festival di Sanremo. Emanuele però ha detto: ma considerato che a noi del teatro ci lasciano ancora praticamente chiusi, al buio, senza poter purtroppo riaprire la nostra attività, facciamo una cosa, visto che invece per il teatro Ariston di Sanremo problemi a riaprirlo non ce n'è stato e hanno fatto regolarmente il festival, boicottiamo noi il festival, cioè non accendiamo la TV su Rai 1 dal martedì a sabato, a quando andrà in onda, cioè il festival, così almeno qualcuno a Roma capisce che teatro è l'Ariston di Sanremo, teatro è quello che facciamo noi. Emanuele, non so se ho spiegato bene la tua idea, però più o meno dovrebbe essere questa. Benissimo, e come hai detto tu, è soltanto una provocazione, perché sicuramente loro pensano di toglierci il sorriso. Noi il sorriso ce l'abbiamo sempre nell'anima, perché l'abbiamo portato per 30 anni. Magari noi siamo amatori, magari loro pensano che magari nell'amatorialità non c'è commercio, ma noi non lo facciamo per commercio, perché a noi quello che ci manca è la gente, alla gente ci manca il teatro, tantissimo, e me lo fanno sentire veramente, veramente con tutto il cuore, tanti amici. Stamattina una signora mi ha telefonato e mi ha detto: ma il 27 apriamo? Le ho detto: no, non so se possiamo aprire, perché con il 25%, e quasi quasi, caro Franco, e me lo permetti di dire, è una presa in giro, con il 25% certo, al teatro, con presenza. 300 posti, a conti fatti 75 persone. Non so se vale la pena con queste restrizioni aprire. Però noi con Guglielmo, e ti anticipo, stiamo preparando un grande spettacolo in due, i 2G. E, Emanuele Giamusso, ripeto, tra l'altro è uno che ha ragione quando dice: noi non facciamo commercio, ma il tuo commercio, cioè, voi lo fate in realtà il commercio, ed è il commercio della risata, del far rilassare la gente, perché io so che per voi già vedere le persone che vi vengono a seguire, che vi vengono a vedere sia in teatro ma anche all'aperto quando fate gli spettacoli estivi eccetera, per voi è già ripagante vedere la gente che sorride, vedere la gente che magari per quell'ora, ora e mezza, due ore, insomma, si fa
non dico cancellare i pensieri e i problemi, ma almeno li mette per un momento, diciamo, in stand by, e in quelle due ore di spettacolo, in quell'ora e mezza di spettacolo, voi riuscite a regalare loro questo momento di serenità, e per voi credo che sia forse il prezzo più alto che vi si possa pagare. È il premio più bello, fare divertire la gente. Lo dico sempre, quando io per due ore faccio dimenticare alla gente, lo dico in dialetto bello, a bolletta dell'Enel o a bolletta do gas, e allora già è una bella soddisfazione, perché poi noi alla fine, caro Franguccio, che cosa viviamo? Viviamo di soddisfazioni, altro non c'è. Hai ragione. E non dare soddisfazioni in questo periodo a tutta questa gente è veramente un peccato, è veramente un peccato. Speriamo, insomma, Emanuele, anche se purtroppo i numeri che ci sono in questo periodo tendono a farci pensare. Oggi ho letto una dichiarazione, per esempio, di Bertolaso, del commissario straordinario per l'emergenza Covid in Lombardia, che dice: stiamo andando verso di nuovo una zona rossa totale in tutta l'Italia. E francamente i numeri sono davvero preoccupanti, queste varianti hanno riportato il problema della pandemia a livelli molto molto preoccupanti. Speriamo che la campagna di vaccinazione vada veloce. Dopo 31 anni, andare a teatro con Guglielmo e ritrovarci sempre soli da un anno, dal marzo 2020, è un'amarezza incredibile, immagino. Per noi è una cosa impressionante a volte. Stiamo provando, però non c'è quell'entusiasmo, perché sai, a volte quando c'hai la data, rincorri quella data, hai un obiettivo, a quella data devi essere sul palco. Ci sei o non ci sei, hai capito? Certo. Ma provare, riprovare e non avere l'obiettivo di avere il nostro meraviglioso pubblico è una cosa preoccupante veramente. Enrico Mann, che credo ci scriva e ci segua dalla Gran Bretagna, dall'Inghilterra, la butta sullo humor inglese. Infatti, Emanuele, tu hai citato la bolletta dell'Enel, lui dice: oppure la bolletta dell'acqua, soprattutto dell'acqua che a Gela non c'è. Ma le bollette ci sono, quelle ci sono e sono pure salatissime. Ascolta, Fra, e te la voglio buttare sul ridere. Sì. Ci è arrivato l'immondizia, l'IMU da pagare. Sì. Nel 2020 io ho fatto solo uno spettacolo nel 2020, che spazzatura ho fatto. Eppure quando ti hanno fatto pagare? 720 euro devo pagare. Parla con il tuo amico sindaco, vedi un attimino che gli puoi... Sicuramente qualcosa faremo e qualcosa faranno, io penso che ci aiuteranno. Rosario Emanuello, che è, come ho detto già prima, dirigente cittadino di Fratelli d'Italia, introduce un tema con il maestro Iudice, perché dice: intanto i complimenti al maestro Iudice, ma i complimenti gli arrivano anche da tanti altri, Angelo Carfì, Damiano Lauretta, eccetera, Francesco Ciaramella. Però Rosario Emanuello, dicevo, introduce, oltre che i complimenti all'artista Iudice, anche un tema. Dice: ma ricordo bene o ricordo male, dice Rosario, che l'amministrazione Greco già da quasi un anno e mezzo, se non ricordo male, aveva in programma la creazione della Consulta della Cultura, che doveva essere composta da grandi nostri artisti conosciuti non solo in Italia ma anche nel mondo, e che avevano dato la loro disponibilità per fornire un contributo culturale alla nostra città. Si chiede Rosario Emanuello: ma che fine ha fatto sta Consulta della Cultura, alla quale dovevano partecipare, vado a memoria, Giovanni Iudice, Silvana Grasso e Alberto Ferro? Quindi un pittore, una scrittrice o un musicista. Maestro Iudice, come rispondi a Rosario Emanuello di Fratelli d'Italia su questa vicenda? Intanto grazie al signor Emanuello per gli apprezzamenti e anche la possibilità di dire in merito alla vicenda vorrei spendere due paroline, perché questa, intanto, signor Emanuello, è una domanda che deve fare a chi ha preso a carico l'idea di dare a noi l'incarico, cioè a questa amministrazione che, me lo lasci dire, nelle varianti delle amnesie, a Gela ne abbiamo una, forse peggio del Covid, che è quella che probabilmente a cascata dal sindaco in primis arriva ad assessori e consiglieri quando non si onorano gli impegni. Ecco, questa è una cosa chiara e palese. Io sono da sempre stato disponibile per questa città, per l'amore che ho per Gela, dialogare con vari sindaci nel passato fino ad oggi senza nessun colore
politico, perché per me la cultura è al di sopra di ogni forma di appartenenza. E dunque quando da un lato ti vedi arrivare inviti alla collaborazione e il giorno dopo non se ne parla più, beh, allora lì bisogna fare una riflessione. Adesso vedo nuovamente attraverso la stampa un ritorno dell'argomento, ma nella sostanza non ho nessun incarico, tra virgolette, sarebbe da parte di questa triade un incarico gratuito di esperti che si aggiungono a una consulta composta da associazioni, da presidenti di queste associazioni, per dare idee e selezionare quelle che per la città potrebbero essere anche delle vie d'uscita. Ecco, finora noi non abbiamo avuto una lettera di incarico, se non ovviamente forme di inviti attraverso la stampa, telefonate, ma di concreto nulla. Ieri c'è stato, se non sbaglio, proprio un documento che è stato, diciamo, licenziato a più mani dal sindaco, dall'assessore e dal presidente della Commissione Cultura, Rosario Trenito, nel quale documento però ci si rivolgeva questo documento a Silvana Grasso in particolare. Non so bene per quale motivo solo a Silvana Grasso, forse perché Silvana aveva chiesto lumi, non so bene, però era rivolto a Silvana Grasso questo documento. Ma credo ci sia stato. Dove si chiedeva scusa a Silvana Grasso e si diceva che per colpa del Covid, insomma, non si era potuta istituire questa consulta della cultura, ma che presto sarebbe stata istituita. Per cui, Giovanni, io non so, mi fermo e mi riferisco soltanto a quello che è ufficiale, cioè questo documento di scuse nei confronti di Silvana Grasso, alla quale appunto, oltre a chiedere scusa, si diceva che non si era ancora potuta istituire la consulta perché c'era stato il Covid. Quella per donna fugata. Beh sì, dal mio punto di vista sono diciamo delle forme diciamo tampone, parliamoci chiaro, il linguaggio del politichese oramai ha preso questa piega. Perché dico questo? Perché rispetto alla programmazione culturale non ha nulla di differente alla programmazione dei servizi per la città, cioè l'importanza strategica della cultura oggi è economia. In una città che non ha più indotto industriale, non ha più vocazione industriale, anzi è una città che deve sollevarsi attraverso un altro tipo di orientamento, e quando una politica rispetto a questo tema è completamente sorda, questa la dice tutta. A me dispiace, io non voglio cadere in polemica, ma sono i fatti. Io credo che non ci sia una classe politica matura al punto, parlo della nostra città, di comprendere cosa vuol dire che attraverso la cultura si possa creare un indotto economico non indifferente. Giovanni, ma siamo più sfortunati o più scellerati? Ma io direi entrambe le cose. A proposito di questa politica che continua a essere sorda, cieca e miope rispetto a queste visioni invece che potrebbero essere straordinariamente positive per lo sviluppo della città. Dobbiamo, la politica deve fare un passo indietro e con umiltà dire, fare lo spazio, dare spazio, facendo fare un passo avanti alle competenze. Cioè il politico deve fare il politico, il tecnico deve fare il tecnico, altrimenti non ce ne usciamo più. Perché se il politico è convinto con la propria velleità di fare il tuttologo, e allora è la nostra rovina. Quindi, perché Gela ha potenziali, io da tempo ho sempre promosso l'idea di trasformare palazzi in musei per cercare comunque di portare interessi verso la nostra città. Ricordo sin dai tempi in cui portavi a Gela il professor Gallo Mazzeo, sin dai tempi in cui portavi a Gela Sgarbi, sin dai tempi in cui hai sempre provato a portare a Gela personalità e personaggi di grande spessore culturale, e poi però, lasciamelo dire a me, lo dico io, ti hanno fatto fare sempre solo brutta figura con questi personaggi. Purtroppo non si è in grado di comprendere l'importanza, e allora
diciamocelo chiaro, la caratura dei nostri politici è molto bassa. Mi dispiace, io non voglio offendere nessuno. La caratura è bassa. Giovanni, ma sei in movimento perché la linea sta facendo un po' le bizze. Mi trovo fuori, mi trovo in alto. Allora ti dobbiamo chiedere la cortesia di avere la pazienza ancora qualche minuto di poter fermarti in un punto in cui riusciamo a sentirti bene, perché comunque da casa ti vogliono continuare a sentire. Ecco. Mi senti? Adesso sì, fermati lì. Pronto? due minuti fermati lì, benissimo. Senti? Adesso sì, adesso sì, adesso forte. Pronto? Perché, sì, Giovanni, ti sentiamo forte adesso, è bene. Almeno noi senti? Ti sentiamo. Noi sì. Sei tu che forse ecco. Non ci senti più. Io mi sono fermato. Perfetto, perfetto. Fermati lì 2 minuti, perché mi piace leggerti qualche messaggio che ti arriva da casa, che sono qualcosa di più di complimenti, secondo me, no? Perché, per esempio, Giovanna Famà scrive... Pronto? Giovanni, mi senti? Sì, eccoti. Ecco, allora dico, ti voglio leggere qualche messaggio, perché da casa ti arrivano messaggi che sono secondo me qualcosa di più che complimenti. Per esempio, Giovanna Famatti scrive: non a caso in una intervista il maestro Iudice dichiarò: il mio contributo al riscatto di questa città l'ho dato dal momento in cui ho deciso di continuare a vivere e lavorare a Gela. E della sua pittura realista aggiunge che in un'epoca in cui siamo in piena crisi di maestri, il mestiere si apprende dai grandi del passato. Complimenti, maestro Giovanni Iudice. Questo scrive Giovanna Famà, e credo che sia davvero un qualcosa di più di un complimento. Cioè, sta dicendo Giovanna... Grazie, Giovanna, che conosco personalmente. Ah, ecco. Perché sta dicendo una cosa straordinaria. Emanuele Giammusso, lo dico anche a te. Quando praticamente un artista della valenza, dell'importanza, della grandezza di Giovanni Iudice, che potrebbe tranquillamente andare a Milano e trovare non porte, ma porticati spalancati, decide di restare in questa città con una politica miope che continua a non tenere conto dell'importanza di un elemento del genere, di una risorsa straordinaria come quella di Giovanni Iudice, che a Gela oggi, quando ha provato a fare qualcosa con personaggi di spessore, gli hanno fatto fare soltanto brutta figura. Emanuele, ma non possiamo continuare ad andare avanti così, non possiamo mettere nei posti più importanti del potere, della strategia, del futuro di questa città, gente che, come ha detto Giovanni, non è all'altezza della situazione. Ma ce ne rendiamo conto, sì o no, che così non si va avanti? Ascolta Franco, ci vorrebbe più cultura in politica, ecco, questa è la parola giusta, più cultura in politica. Anche noi con Guglielmo abbiamo avuto la nostra occasione. Noi siamo amici intimissimi con Enrico Guarneri, con Litterio, ma tante volte ci hanno proposto di fare teatro altrove, ma noi abbiamo voluto bene la nostra città come la vuole bene Giovanni, e di questo la gente non ci deve ringraziare. La gente deve sapere che noi siamo gelesi, siamo noi orgogliosi di essere gelesi, non qualche altro che diceva di essere orgoglioso gelesi. Ti era venuta bene, orgoglione, stavi dicendo la giusta. Poi Giuseppe Brugioni, per esempio, la butta giù in maniera molto pratica, no? Perché dice: perciò lo scorso anno non si è formata la consulta per causa Covid, però il programma delle iniziative estive, quello è stato presentato e poi regolarmente svolto, esatto, perché il Covid non c'era più in estate, esatto. E invece c'era, come. Questo dice Giuseppe Brugioni. Poi ancora per il maestro Iudice, Gianfranco Alessi dice che ha ragione Iudice, perché qui si fanno solo inviti ma niente di concreto, credo siano solo formalità di rito e niente, purtroppo niente, carne sul fuoco. E dispiace molto. Ancora Rosario Emanuello: nonostante politicamente sono distante da questa amministrazione, da cittadino gelese, però non posso che ringraziare sia lei che gli altri artisti per la vostra disponibilità, grazie mille per quello che fate. La gente insomma riesce ugualmente ad apprezzare nonostante tutto. Giovanni, ma con gli altri due artisti che erano stati individuati per formare questa commissione cultura, cioè con Silvana Grasso e con Alberto Ferro, vi siete almeno una volta come dire sentiti, parlati, concordati, riuniti per capire come eventualmente, se mai dovesse essere istituita questa consulta, potete effettivamente dare un contributo concreto all'immagine di questa sventurata città? Ma guarda Franco, noi ci sentiamo spesso al di là, perché siamo amici, abbiamo approfondito l'argomento,
ma non più di tanto, perché in realtà non abbiamo una lettera di incarico. Cioè, certo, noi, se non c'è nulla di concreto, dice che dobbiamo decidere. Noi non abbiamo deciso, cioè, francamente, tutti e tre abbiamo l'amore per la città, per la nostra città, anche se, voglio dire, Silvana di origini catanesi, ma Silvana è una gelese a tutti gli effetti, quindi l'amore di cielo è smisurato, ma noi abbiamo anche avuto un'intesa sulle strategie. Francamente non possiamo ancora prendere nessuna iniziativa. Certo, se non c'è una lettera, no, se non c'è una lettera ufficiale di incarico, dice che cosa possiamo organizzare. Ma noi possiamo solo, come dire, ammesso stampa, a dire la nostra opinione tranquillamente, ma noi abbiamo per idee chiare di quello che vogliamo fare. Noi vogliamo portare grande qualità a Gela, vogliamo portare grandi cose, vogliamo richiamare l'attenzione nazionale. Questo te lo posso assicurare, perché io mi sono anche sentito con loro. Se qualsiasi tipo di amministrazione, che può essere Greco, che può essere una futura amministrazione, avesse la buona volontà di farci lavorare, noi gratuitamente ci prodighiamo per la città. E io credo che, con tutta la modestia, noi non abbiamo... E perdono tempo. Ancora tempo! Mi scioppassi quattro capelli che mi restaro, guarda, è una cosa incredibile. ma ti rendi conto, Emanuele? E perdono ancora tempo! Cioè noi abbiamo tre straordinarie risorse che si chiamano Giovanni Udice, Silvana Grasso e Alberto Ferro, che il mondo ci invidia nei loro campi, nella pittura, nella scrittura, nella musica. Vogliono spendersi gratuitamente, e i politici gelesi e l'amministrazione gelese, il sindaco, gli assessori, che fanno? Da un anno e mezzo che li prendono letteralmente in giro, lo dico io, letteralmente in giro, con una commissione cultura che ancora non si fa. In ambito del teatro, per esempio, ci potrebbe essere una fondazione più seria sul teatro sperimentale, in cui, al di là, diciamo, di quello che è già nell'esperienza straordinaria di Emanuele Giammusso e Guglielmo Greco, che sono miei amici e straordinari artisti, primeggiare sul teatro popolare, ma il teatro ha in sé una funzione molto, ha una disciplina educativa del corpo, dell'espressione, della letteratura, del cinema. Io per esempio sono personale amico di Zingaretti, di Montalbano, che è anche collezionista mio. Io nel passato ho anche dialogato con lui per portarlo a Gela, cioè essere anche lui un fondamento di un possibile progetto, però voglio dire, io posso mettere in campo delle forze, ma se non c'è volontà politica locale, noi rimaniamo impotenti e rimaniamo... Glielo vuoi dire a Enrico Mann, Giovanni, che giustamente io lo capisco pure, lo comprendo quando mi scrive: non perdete tempo con la politica. Però glielo vuoi spiegare, Giovanni, che è purtroppo la politica che ha in mano le leve del potere, e quindi certe cose, se non passano da una disponibilità politica, purtroppo, dico purtroppo, ma guarda, non si Franco, relativamente il politico è solo di passaggio, perché alla fine... ho capito, ma quando ci sta lui, ci sta lui, non è che ci stanno altri. È di passaggio, però nel passaggio non crea mai le condizioni per lo sviluppo come si creano altrove. No, Giovanni, allora, io penso a Ragusa, dove fanno un sacco di iniziative anche di natura culturale, le manifestazioni sui libri, sulle pitture, su gallerie d'arte. Cioè, ma siamo a Ragusa, mica sto parlando di Milano, mica sto parlando di Parigi, mica parlo di Londra, parlo di Ragusa. Dico, ma perché non prendo un esempio da questi comuni nostri vicinori? Per altre cose, perché non prendono esempio da Licata per quanto riguarda il fatto che hanno costruito un porto turistico, i centri commerciali, i villaggi turistici? Perché non prendono esempio da Marina del Ragusa, dove c'è un bellissimo lungomare? Cioè, ma perché non riescono a prendere esempio manco dai comuni qua a due passi? Ma sono veramente incapaci, ma così incapaci da non riuscire manco a copiare. A scuola, quando eravamo a scuola, quelli che noi chiamavamo scecchi recuperavano copiando dai compagni. Questi manco a copiare Safirno. Ma evidentemente c'è una dose di personalismo che travalica un po' le cose. Il politico deve dare spazio alle competenze.
perché noi siamo in una fase, forse non si è capito, di estrema urgenza, ma non dai tempi del Covid. Gela è una città morta, allora Gela ha bisogno di una iniezione di stima e anche di immagine potente, a maggior ragione rispetto a Ragusa. A Ragusa già è satura, non ha bisogno di cultura, già esiste, c'è. Gela, tu a un morto lo devi fare risuscitare prima e poi lo curi. Se questa città è già a terra, è sottoterra, diciamo non ha vitalità, che la vitalità non è il solito cocktail alla torre per un consumo di un'esperienza così corta, così di mediocrità. Qui noi abbiamo bisogno di grande attrattiva, altrimenti l'economia non decolla, perché noi dobbiamo solo pensare al fatto che la cultura di un certo livello porta all'economia. Però dobbiamo essere capaci di portare le cose di grande livello. Io le possibilità, insieme a questi miei due amici artisti, noi le abbiamo. Se ci lasciano lavorare, le nostre proposte le faremo. Più di questo non possiamo. Vabbè, speriamo che si redimano, perché tra l'altro devo dire a Enrico Mann che io non gli voglio spiegare nulla, perché non sono né insegnante né maestro, e siccome tu a quanto pare sai tutto, quindi io, non, a prescindere, anche se non sapessi molto, non ti insegnerei nulla perché non sono capace. Però, caro Enrico, quando poi tu stesso mi dici a Deli hanno realizzato il fotovoltaico che è in realtà, chiediti e datti una risposta, visto che sai tutto, chi è che ha fatto realizzare il fotovoltaico? Come dice Diego Livoti, caro Enrico Mann, la politica è, e io aggiungo fondamentale, ma aggiungo purtroppo invece rispetto a quello che dice Diego Livoti, la politica è purtroppo fondamentale per il buon funzionamento della società civile. Diego non ha detto il purtroppo, io leggo quello che dice Diego, la politica è fondamentale per il buon funzionamento della società civile. Io aggiungo purtroppo, perché purtroppo è così, c'è poco da fare, caro Enrico Mann. E ripeto e ribadisco, lungi da me dal doverti insegnare qualcosa, visto che tu sai e a quanto pare sai anche tanto, e ti faccio i complimenti per questo. Va bene, Emanuele, cosa dire se non augurarci, oltre che augurarti, che l'attività teatrale che fate magistralmente tu, Guglielmo, ma anche tutto il gruppo, diciamo, della compagnia Antidoto, perché noi parliamo sempre di Emanuele Giammusso e Guglielmo Greco, che sono in realtà le due anime vere della compagnia, ecco, ma dietro c'è un lavoro enorme di tutti i ragazzi. Ecco, bravo, proprio quello volevo dire, dietro Emanuele Giammusso e dietro Guglielmo Greco c'è uno squadrone, più che una squadra, che lavora sempre a maniche rimboccate, figurati. E non c'è assolutamente dubbio che il lavoro che fate è straordinario, ripeto, proprio perché, ed è persino terapeutico, riuscite a far sorridere tanta gente che ne ha bisogno, e questo è davvero incomiabile. Noi l'abbiamo capito più di 20 anni fa che ci dovevamo dare da fare noi, e abbiamo preso il teatro proprio esclusivamente per questo, perché non ci si può fidare più di nessuno, solo delle nostre possibilità. Noi siamo andati avanti, forse siamo gli unici amatori in Italia a avere un teatro. Hai capito. E questa è una cosa meravigliosa per noi, perché noi ogni giorno possiamo decidere di fare teatro e rimboccarci le maniche senza dire niente a nessuno e passare ordini da nessuno e basta. Emanuele. Se Maometto non va alla montagna, la montagna ci dovrebbe andare da Maometto. Anche noi a volte possiamo proporci, noi alle amministrazioni comunali, e sollevare il problema noi a loro, perché se noi aspettiamo che a noi ci chiamano, penso che resteremo sempre a casa. Noi non l'abbiamo voluto fare già da 20 anni e ci siamo proposti, abbiamo il nostro teatro, e il teatro non solo dell'Antidoto, ma il teatro di tutti. Va bene, salutando te, salutami anche chiaramente il tuo socio storico e amico inseparabile Guglielmo Greco, Guglielmo, e insieme a lui Guglielmo, tutto il gruppo, tutto il gruppo della compagnia L'Antidoto. È stato per me una gioia averti ospite stasera con noi allo Dico la Radio, caro Emanuele Giammusso, e come dire, avendo te abbiamo avuto tutto l'antidoto con noi stasera, anche se eri solo tu a fare, diciamo, il frontman. Certo. Quando grazie. Parla Emanuele Giammusso, Guglielmo Greco, parla L'Antidoto. Parla L'Antidoto. Proprio e così. Speriamo che siamo stati un buon antidoto per 20 anni per questa città. Sicuramente lo siete stati, e speriamo che lo continuate a essere. Ma già da subito, già abbiamo in programma già da molto presto. Alla grande. Già da molto presto. Il maestro Iudice ci ha dovuto lasciare perché probabilmente ha ripreso il viaggio, e durante il viaggio la linea va e viene, in questo momento non siamo collegati, per cui comunque lo ringraziamo per essere stato con noi stasera in diretta, lo Dico alla Radio, e ancora davvero
E lui dice non dovete ringrazio di cuore, Franco. Ecco, grazie a te Emanuele, un abbraccio forte a te, a tutto l'antidoto, un saluto anche al maestro Iudice che ripeto per motivi di linea nel frattempo non possiamo salutare, ma sicuramente ci starà seguendo anche se è in viaggio. Grazie a tutti per averci seguito, a Enrico Mann dico semplicemente che se siamo qua e ci impegniamo su questo fronte tutto possiamo essere considerati, caro Enrico, tranne che rassegnati. Hai sicuramente una idea assolutamente sbagliata di quella che è la nostra attività e il nostro soprattutto modo di pensare e di vedere. Questa è una città che ha delle straordinarie potenzialità, lo abbiamo sempre detto, e proprio perché ha queste straordinarie potenzialità non si può rassegnare ad una politica scadente che però purtroppo ha in mano le leve del potere. E caro Enrico, piaccia o no, non piace nemmeno a me, lo so che non piace a te, ma non piace nemmeno a me, però purtroppo questa è quella che chiamano democrazia, e in democrazia chi vince le elezioni comanda e chi comanda decide le sorti di un territorio. Se le nostre sorti sono quelle che abbiamo visto finora, evidentemente non c'è stata una classe politica all'altezza della situazione, soprattutto all'altezza delle potenzialità di questa città e di questo territorio. Grazie a tutti, grazie anche ad Enrico Mann, che se la pensa diversamente da noi è comunque per noi un accrescimento ed un arricchimento, ci mancherebbe altro. Noi non siamo come qualcuno che se vede che la pensa diversamente diventa nemico. Noi, chi la pensa diversamente da noi, può solo essere, diciamo così, un confronto con il quale amiamo e soprattutto desideriamo fare. Solo questo. Grazie, appuntamento che viene rinviato in diretta lunedì prossimo per la puntata di inizio settimana prossima di Lo Dico alla Radio, mentre invece questa puntata di stasera come sempre andrà in replica sia in radio che in televisione su Radio Gela Express 100 e 300 103.8 domani mattina a partire dalle 7.20 circa, mentre invece andremo in televisione in replica domani pomeriggio intorno alle 17 su Telepegaso, canale 812 del Digitale Terrestre. Grazie a tutti, ma prima, stavo facendo un errore clamoroso, quello di non ringraziare gli amici che hanno messo mi piace, like, i cuori alla nostra trasmissione, per cui velocissimamente, grazie a Giovanna Famà, Dino Cani, Massimo Paino, Diego Livoti, Marco Maniglia, Francesco Mangione, Daniele Manichino, Antonio Cuvato, Aldo Manente, Piero D'Aleo, Riccardo Ascia, Angelo Caputo, Emanuele Zarba, Marina Ferrara, Fabio Cipolla, Rosario Emanuello, Rocco e Giuseppina Giudice, Angelo Carfì, Antonio Cipolla, Vincenzo Pisano, Razio Caiola, Gianfranco Alessi, Vincenzo Insalaco, Angelo Faciana, Stella Fedele ed ancora Luigi Russello di Gela Assi, Antonio Cipolla, Roberta Gallo, Filippo Mendola, e ce ne sono ancora altri, Emanuele Ferrara e altri ancora che però adesso mi sfuggono perché nel frattempo la pagina è già cambiata. Grazie davvero a voi tutti, una buona serata da Franco Gallo, ci risentiamo lunedì prossimo in diretta con Lo Dico alla Radio. Lo Dico alla Radio, in onda su tutta la piattaforma mediatica di Radio Gela Express, in FM sull'app, in video sul sito web e sulle pagine social Radio Gela Express. Lo Dico alla Radio, visibile in tutta la Sicilia, su Telepegaso, canale 812 del Digitale Terrestre. Lo Dico alla Radio, approfondimento socio-politico-culturale sui fatti più importanti del nostro territorio, raccontati da opinionisti e amministratori a confronto. Lo Dico alla Radio, in diretta il lunedì e il mercoledì alle 18.30, in replica il martedì e il giovedì mattina alle 7.30. Lo Dico alla Radio, 13ª edizione. GB Food and Drink. Io ho scelto GB. GB è rosticceria dal gusto mediterraneo. Io mi servo solo da GB. GB è enoteca. GB, buono come da noi. GB, strada statale 115 Gela Licata, sul web e su tutti i social. Puccio Impianti. www.puccioimpianti.com. Oggi il digitale è a pieno servizio della chirurgia odontoiatrica. Attraverso l'utilizzo di scanner intraorali e di CBCT è possibile pianificare tutto il trattamento chirurgico, dall'inserimento degli impianti alla protesi dopo. Risultati ed efficienza assoluta. Ambulatori odontoiatrici Pepe, a Gela in via Ivrea 4, sul web
e su tutti i social. Polo Universitario Telematico Eschilo, la sintesi delle due università telematiche più prestigiose d'Italia, Pegaso e Mercatorum, con sede di esami a Gela. Inoltre tutti i vantaggi della formazione e delle certificazioni informatiche e linguistiche con materiale ed esami 100% online. Pegaso e Mercatorum, da oggi studi e sostieni gli esami universitari online. Per iscrizioni e informazioni, Corso Vittorio Emanuele 197, Palazzo Regina Margherita, Gela. Per tutti i dettagli visita il nostro sito e la nostra pagina Facebook. PLM Engineering Group SRL è presente in tutto il mondo e operativamente attiva in raffinerie, impianti petrolchimici, trattamento fumi, opifici industriali, impianti di cogenerazione, aeroporti. PLM Engineering Group SRL, manutenzioni impianti industriali, costruzioni skids, prefabbricazioni e montaggi. PLM Engineering Group SRL, la risorsa umana e il nostro background. Presenti sui social, LinkedIn, Facebook e Twitter. Sarto Assicurazioni, il punto di riferimento di due grandi compagnie assicurative, Allianz Assicurazioni e Aviva Assicurazioni. L'agenzia Sarto Assicurazioni si distingue per la capacità di offrire soluzioni personalizzate e su misura, dalla RC Auto alla responsabilità civile per professionisti. Sarto Assicurazioni, un'agenzia affermata e distinta nel settore assicurativo, finanziario e della sicurezza. Si trova a Gela in via Generale Cascino 68 e a Licata in corso Roma 20. Su Facebook Sarto Assicurazioni. La RSA Caposoprano è una struttura di ricovero che garantisce un'assistenza sanitaria integrata di alto livello tutelare e alberghiera. La missione della RSA Caposoprano è la centralità del paziente, la cura e la professionalità dei sanitari. La RSA Caposoprano è una struttura accreditata e convenzionata con il sistema sanitario regionale, destinata ad accogliere chi ha superato un episodio acuto, ha la necessità di riabilitazione psicofisica, assicurando una continuità assistenziale. RSA Caposoprano, via Palazzi 217, Gela.